Sensazioni e i colori del tempo di Santa Rita, con un corteo per le strade della parte antica della città. La devozione dei salernitani per la Santa di Cascia si è trasformata nel tempo in coinvolgimento di tante persone che hanno dato vita al comitato corteo storico Santa Rita Salerno. Alla patrona dei casi impossibili, il comitato del corteo storico, presieduto da Salvatore Petruzzo, ha dedicato una sacra rappresentazione itinerante in costumi medievali, stata arricchita dalla presenza di smagliatori, tamburini e musici medievali con oltre 200 figuranti. Il corteo storico di Santa Rita è partito da piazza Sant'Agostino ed è stato preceduto dalla benedizione che il rettore della Basilica di Santa Rita da Cascia ha inviato attraverso una lettera agli organizzatori e ai partecipanti del corteo. Sulle orme del corteo storico di Cascia, il corteo storico di Salerno in abito medievale, ha voluto far conoscere la vita, la storia, la fede della Santa, scuotere le coscienze ad una ripresa dei valori spirituali e morali, tenere la Santa come modello di vita cristiana. La Santa Rita nacque nel 1381, probabilmente nel mese di ottobre, e morì il 22 maggio del 1457. L'anno di nascita e l'anno di morte vennero accettati ufficialmente da Papa Leone XIII, quando la proclamò Santa il 24 maggio 1900. A Salerno, come dicevamo, la devozione per la Santa di Cascia è molto forte, ma da dove nasce questa devozione? Ascoltiamo alcuni fedeli. Perché devono a Santa Rita? È perché Santa Rita è una santa e molto miracolosa, è padrona dei casi disperati. Da piccolo sono devota, perché io poi qua sono nata. È una santa molto miracolosa, è molto venerata anche a mio paese, che sarebbe Capriglia, dalle suore redentrice del crocifisso di Capriglia. Forse miracolosa, non lo so, perché noi da piccoli siamo cresciuti già con questa cultura, perché abitavo nel centro storico. Sì. Quindi la chiesa di Santa Rita era un punto di riferimento. Spero che mi continua a proteggere. È una donna che ha vissuto intensamente, ha vissuto da donna, è stata madre, è stata moglie e quindi poi ha avuto molte disgrazie e quindi poi si è data a Dio. Mi interessa vedere questa processione, se vogliamo chiamarla così, in abiti medievali. È una brava santa. Perché mi chiamo Rita? Santa Rita è stata una madre e moglie, però ha sofferto molto. Perché prima si voleva fare suora e non hanno voluto i parenti. Poi dopo che è morto marito e figlio si è fatto un'altra volta suora e ha fatto i miracoli. La santa che è molto miracolata, miracolosa, molto buona. Un grande che ha fatto sacrifici per essere fatta santa. Mia mamma era devotissima a Santa Rita. Il caso impossibile è proprio questo, dobbiamo pregare a Santa Rita. È una santa che mi ha sempre attratto per la sua vita molto intensa. A parte la devozione, mi piace proprio come persona.